Un incontro organizzato da Adricesta Onlus per allietare la degenza ospedaliera di tutti i reparti pediatrici di Pescara. Francesco Panzieri arriva a Pescara da Hollywood per divertire i bambini con le magie degli effetti speciali. Classe 85, Panzieri vive a Los Angeles dal 2010 ed è uno dei più giovani supervisori italiani di effetti speciali, avendo lavorato nelle più grandi produzioni di film americani tra cui Dune, vincitore dell'Oscar 2022 per gli effetti visivi, Guerre Stellari e Avengers, ambedue candidati agli Oscar, Indiana Jones, Spider-Man, Thor, Terminator e Men in Black. Ho voluto condividere con questi bimbi tutte queste avventure sulle quali abbiamo lavorato e soprattutto cercare di anche incoraggiarli se volessero mai intraprendere una carriera del genere. Io mi ricordo quando tanti anni fa studiavo all'Aquila che ci furono professionisti americani del settore che vennero e ci motivarono a inseguire i nostri sogni, e quella per me fu una spinta fantastica perché riuscì veramente a vedere questa possibilità dell'inseguire una carriera negli Stati Uniti, perché sai, vivendo in questo microcosmo abruzzese, gli Stati Uniti sembrano chi lo sa quante miglia e quante ore di distanza da qui, quindi fu qualcosa che veramente mi diede una spinta enorme e appunto senza quegli avvenimenti non sarei riuscito ad andare lì. Che cosa vedranno oggi i bambini della pediatria? Ho preparato una piccola infarinatura sugli effetti visivi, quindi come si preparano, come vengono girati, come vengono preparati prima, durante e dopo la produzione, ovvero il filming, e poi parleremo di qualche film su quale ho lavorato, Uomo Ragno, Spider-Man, Far From Home, Homecoming, poi un po' di Avengers, parleremo anche di Indiana Jones, molto, alla fine poi parleremo anche di un altro film su quale ho lavorato per Netflix che si chiama Red Notice. Insomma, dimostrerò varie tipologie di effetti speciali per praticamente far capire loro un po' come vengono sviluppati e come si approcciano a determinate situazioni. Quando nasci con sfortuni del genere diventa una sfida a volte, e quindi credo che anche per loro riuscire a collegarsi verso un mondo che loro vedono in TV, che gli sembra così lontano, ma che alla fine è molto molto semplice da realizzare se hai le conoscenze artistiche e tecniche, e credo che sia una ottima forma di motivazione. Il cinema allora è anche una forma di evasione? Assolutamente, per me lo era quando ero piccolo, per me videogames e cinema sono sempre stati una forma di evasione. Infatti incoraggio ogni singolo genitore a non sgridare i figli se giocano troppo ai videogiochi o se guardano troppi film, perché per me è nato tutto così.